In occasione delle elezioni di Nole 2019 siamo qui con il candidato a sindaco Walter Togni. Walter Togni ha un trascorso da parlamentare per le file della Lega Nord e dal 2008 al 2013. Diciamo che Walter Togni non vuole essere una contrapposizione a Luca Bertino, ma un altro modo di vedere forse il paese di Nole. Walter Togni, come mai dopo tanti anni passati comunque nei salotti della politica romana ha deciso di tornare a candidarsi per il suo paese? Sì, innanzitutto buongiorno, grazie di essere qua. E i motivi fondamentalmente sono due. Uno è quello che l'impegno politico non è mai mancato da parte mia su quello che può essere l'interesse del paese. E il secondo è perché alcuni personaggi di questo comune mi hanno, come posso dire, interpellato per mettermi a disposizione. A disposizione di che cosa? Di cercare di rinnovare e di far rinascere questo comune secondo le nostre idee e le nostre proposte che presenteremo poi nel nostro programma elettorale. Abbiamo notato che c'è un grosso problema di carattere logistico, proprio per esempio su quello che può essere la viabilità, su quello che può essere l'impostazione del recupero della piazza e della ricostruzione del campanile, che ha portato delle grosse problematiche a tutto il tessuto sociale del paese. Per cui ho detto, metto a disposizione la mia esperienza, la mia capacità amministrativa e quant'altro con la mia squadra, che è fatta di persone molto capaci e molto concrete, e abbiamo deciso di intraprendere questa avventura. Naturalmente noi non ci mettiamo, come diceva lei prima, non ci mettiamo in contrapposizione al sindaco Bertino o quant'altro. Io mi sono candidato non contro qualcuno, bensì a favore del paese. Abbiamo le idee molto chiare per far rinascere questo paese, anche se purtroppo un po' di polemica ci può stare. L'attuale amministrazione dice che hanno fatto rivivere il paese, però chiunque girando per Nole dopo le 7 di sera constata che questo paese è un dormitorio, non c'è nessuno in giro, non ci sono punti di aggregazione, non ci sono quello che secondo noi sono, quelle che secondo noi sono le linee essenziali e le, come posso dire, le offerte essenziali alla popolazione per vivere una comunità. Visto che manca poco comunque alla presentazione ufficiale della lista, che dovrebbero essere presentate intorno al 26 di aprile in comune, e i programmi oramai sono pronti e la squadra anche, possiamo svelare qualche punto del suo programma elettorale? Certamente. Intanto colgo l'occasione per invitare tutte le persone a noi vicine che intendono supportarci ad andare in comune da martedì prossimo per raccogliere le firme a supporto appunto della lista. Poi avremo altre occasioni dove con l'autenticatore faremo questa raccolta necessaria per presentare proprio materialmente questa lista. I punti più fondanti del nostro programma sono fondamentalmente questi. Innanzitutto abbiamo constatato che c'è stata, per motivi proprio professionali, di famiglia o quello che è, poca presenza del sindaco uscente. Per cui il primo punto a cui daremo attenzione è quello che, se sarò eletto come sindaco, sarà un sindaco a tempo pieno, perché bisogna assolutamente, sia io che la mia squadra, bisogna che siamo al servizio del cittadino e quindi raccogliere quelle che sono le istanze dei cittadini stessi. Il secondo punto, è inutile che stiamo qui a ignorarlo, è quello focale della revisione del progetto della ristrutturazione della piazza e della ricostruzione del campanile. Per quanto riguarda il campanile, noi abbiamo dato delle indicazioni sul progetto, sul programma molto 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 significative, cioè ci impegniamo, qualora eletti, a ricostruire in tempi brevissimi quello che è il campanile.
La seconda questione, quella legata più alla piazza, ci siamo impegnati nel nostro programma con la popolazione ad ascoltare quelle che sono le istanze degli attori che gravitano come interessi sulla piazza del paese, che è il cuore pulsante del nostro comune, per fare una ristrutturazione di questa piazza in maniera tale da non danneggiare nessuno, ma bensì di mettere al servizio dei cittadini e degli operatori anche commerciali il più possibile concertato appunto con loro quello che è la situazione dei parcheggi, la ristrutturazione della piazza stessa. Insomma, vogliamo rivedere questo progetto, anche perché non si possono ignorare 2000 firme raccolte per una petizione che chiedeva appunto quello che sto dicendo, cioè la revisione del progetto in maniera tale da mettere al servizio della cittadinanza e degli operatori più servizi tipo i parcheggi, viabilità, eccetera. Come un ottimo allenatore di calcio, lei ha formato una squadra competitiva per arrivare all'ambito traguardo, diciamo, prendendo una, parafrasando il calcio, una Champions League, una vittoria della Champions League. Possiamo svelare qualche nome della sua squadra o ancora top secret? No, non ci sono segreti, ma fondamentalmente abbiamo cercato di riunire tutte le anime del paese, del comune, che avessero interesse a una nuova stagione politica e amministrativa per questo comune, al di là delle proprie appartenenze politiche, e siamo riusciti a riunirle attorno a questo progetto appunto molto complesso e molto più ampio di quanto ho detto prima, e per cui uno dei nostri punti di orgoglio per avere in lista persone come Roberto Viano, che è stato sindaco per 10 anni, seppur su campi totalmente opposti ai miei in fatto di politica, chiamiamola così, nazionale, però attorno a un progetto che serve per potenziare e sviluppare il paese, ci siamo trovati con persone di buona volontà e che hanno appunto a cuore le sorti del nostro comune. Poi avremo altri personaggi. Io voglio solo citare Roberto Viano perché è un po' quello che è più rappresentativo della nostra lista. Poi abbiamo per la prima volta, questo è importante, la prima volta un candidato al Consiglio Comunale che non è italiano, ma bensì è una ragazza di origini rumene, che è una laureanda in infermieristica e molto preparata. Naturalmente è venuta qui in Italia da piccolissima, aveva 2 o 3 anni, quello che è, e ci ha dato la sua disponibilità e noi ne siamo molto molto contenti. La vostra è una lista civica? Sì. È appoggiata da qualche partito esterno oppure siete... No, proprio non abbiamo mai parlato di partiti, non abbiamo mai parlato di politiche nazionali o cosa, si sta solo parlando di questioni relative al nostro comune, e su questo voglio proprio essere preciso, abbiamo cercato di coinvolgere tutte quelle che erano le minoranze, le opposizioni, chiamiamole, alla lista Bertino della scorsa legislatura, della legislatura uscente, per significare un modo diverso di affrontare i problemi del nostro comune rispetto a quelli che propongono come lista Bertino. Qualcuno come Viano, il gruppo di Progetto Pernole, ha aderito al nostro progetto, qualcun altro ha preferito entrare nelle liste direttamente di Luca, e non posso dire, cioè è legittimo, quindi, anche se mi sembra poco opportuno. Ecco. Dal suo punto di vista, e in chiusura, cosa servirebbe maggiormente a Nole una volta eletti? Ma guardate, il problema più grosso che ha Nole è quello che, come tanti comuni come Nole, si trova nella periferia di Torino, per cui Nole, secondo me, ha bisogno assolutamente di una cosa: di riprendere una coscienza, come posso dire, da parte dei cittadini, un'appartenenza e una coscienza di appartenenza del comune. Nel senso, lo sviluppo
commerciale, chiamiamolo economico, sociale, culturale, eccetera, eccetera, è ovvio che deve esserci in un comune come il nostro. Le linee per arrivarci sono molto complicate, però si possono ottenere. Naturalmente il comune può fare la sua parte, poi i cittadini devono fare la sua e le associazioni, gli stessi commercianti devono fare la loro parte. Secondo me il primo e grande obiettivo di un'amministrazione è quello di migliorare la qualità della vita dei propri concittadini e noi ci spenderemo per questo. Al di là di tutto quello che abbiamo messo nel programma elettorale, abbiamo anche molte altre idee che naturalmente verranno sviluppate qualora andassimo a governare. In chiusura vogliamo ricordare allora la data della presentazione della sua lista e dei suoi candidati? La lista la presenteremo nella casa dell'associazione, nell'ex sala consigliare, il 3 di maggio alle ore 21. Quindi invito tutti a partecipare e lì dettaglieremo appunto tutti i punti del nostro progetto, del nostro programma, e ci saranno anche, secondo me, delle cose interessanti.